girando tra i cittadini baronissi, perché dietro al volantino che noi abbiamo, che abbiamo dato durante questi... quello che è il nostro sociale intorno ai deputati, chiedendo la conferenza dei servizi, un tavolo che parte dal comune ma che prende tutta la, che prende la provincia e di tutti gli enti richiamati all'interno dei progetti, insieme ai comitati, alla presenza dei cittadini che si uniscono l'impianto vicino alle loro abitazioni, affinché ci sia una risposta negativa alla costruzione dei due impianti e dei costruttori. La nostra provincia, la risposta è una sola, sta avvenendo una cosa molto semplice, la messa in opera del piano regionale dei rifiuti della regione Campania, e che prevede appunto ancora una volta l'incenerimento dei rifiuti, e i comuni, mettendo in opera questo piano regionale, portano i cittadini a doversi sottoporre ancora una volta ad una gestione dei rifiuti che mina direttamente ambiente e salute. Non a caso in questi mesi, in questi giorni, c'è un susseguirsi di impianti, di richieste di impianti, come questa gestione dei rifiuti non a caso ci pone di fronte ad un altro scempio, ad un altro disastro ambientale, che sono i roghi che si stanno susseguendo in tutta la Campania, dal Vesuvio al Parco del Cilento.